Allora fatemi fare figure del gnocchio, ok? Come ce l'ho qui là? Ma vi rendete conto di cosa avete fatto?
praticamente non sono sul menù perché sono piatti fatti in casa, piatti del giorno. E allora di secondo abbiamo una grigliata mista di crostacei. Vista che vedete sul menù ci sono solo anelli di totano e seppioline, mentre quella che facciamo noi ha un po' di tutto, alle anguelle, allo scampo, al gamberone, alla cappasanta, a quelle cappesante un po' più piccoline e anche un pezzo di anguilla per chi la vuole o per chi non la vuole, perché a tutti non piace l'anguilla, quindi allora, se me lo dite, così me lo fate sapere prima che ve la metto oppure no. Poi abbiamo una delle scaloppine sempre al tartufo e funghi con pancetta croccante. Allora, scaloppine al tartufo e funghi con pancetta croccante. Anche questo è un piatto molto molto saporito, molto intenso, sempre per chi piace il tartufo. Poi abbiamo un piatto vegetariano che sono le verdure pastellate, ok? Avvolte in un saccottino delle patate, capito? Sono delle patate praticamente incise dentro, che sono scavate, e dentro hanno queste verdure pastellate di salvia, soprattutto anche fiori di zucca. È un piatto un po' vegetariano, ma buono allo stesso tempo perché anche le patate riempiono molto, insomma, danno molta sazietà e quindi sono considerate molto buone. Ok, allora poi abbiamo solo tre piatti per quanto riguarda il nostro pranzo di oggi, di quelli che proponiamo. Allora, avevate scelto qualcosa? Ok, allora l'avevo sicuro come idea. Tartufo, tutto. Ok, allora aspetti, signora, abbiamo anche un bel filetto con i porri, filetto ai porri, cioè mescoliamo la carne con le verdure. I porri sono un po' particolari, ecco. Ah, niente, ok. Allora, per lei la frittura mista, perfetto. Con anguilla o senza? Senza anguilla, ok. Ci vuole anche un po' di polenta. Ok, aggiungo anche la polenta, perfetto. E lei, signora? Ok, perfetto. Le scaloppine, il tartufo, i funghi con pancetta croccante. Allora, e da bere cosa gradite? Allora, intanto volete acqua minerale, naturale, minerale, ok, metto una bottiglia. E poi, vino rosso bianco alla spina, perfetto. Ah no, scusa, volete la bottiglia? Perfetto. Ok, dopo ve lo faccio assaggiare, ok? Sì. Ok, perfetto. La bottiglia e lo secco. Ok, bene, ho preso le ordinazioni e gustatevi pure in tranquillità il nostro aperitivo e ci vediamo con i piatti tra un po', ok? Figure del cacchio, ok? Perché ho due clienti molto importanti oggi, quindi per favore, allora il loro menù del giorno io ve l'ho dato. Mi raccomando, non fatevi fare figuracce perché dopo non mi tornano più e siamo a posto. Quindi per favore, non mi fate fare figuracce, ok? Allora, ve lo dico, guarda che se ci sono errori sul menù,
La responsabilità è vostra. Quindi, occhio, eh? Ecco, io vi ho avvisato e quindi cercate di mantenere, praticamente di fare un lavoro fatto bene, e se lo fate fatto bene sarete ricompensati, ok? Quindi, occhio, mi raccomando, non mi deludete perché... Non voglio casini, questi clienti sono importanti per me e anche per voi, perché se no vi licenzio a tutti, ve lo dico, perché questi sono importanti, quindi dobbiamo servirli nella migliore modo possibile, perché se sbagliamo con questi ci seghiamo, ve lo dico, ci seghiamo la carriera, che questi sono importanti, quindi occhio. Occhio, occhio, perché non ve lo sto a dire altre volte. Perché è così, ok? Quindi mi raccomando, va bene? Io ve lo dico. No, è inutile che ridete tanto, è inutile che mi mettete a ridere. Non c'è nulla da ridere qua. C'è da salvaguardare la nostra carriera, ok? Già, allora, già c'è aria di crisi. Poi se mi mettete a fare delle cavolate in cucina, io cambio il personale qua, ve lo dico, che cambio il personale, perché non è possibile una cosa del genere. Allora, avete già sbagliato l'altra volta, 2 o 3 giorni fa. Sì, ho capito, era una giornata un po' stressante, c'erano persone, c'era tanta gente, ho capito. Però non è un motivo. Dobbiamo essere professionali. E io cosa vi pago a fare? Eh? Cioè, io me lo dico, che cosa vi pago a fare se no? Quindi, muovetevi, siate veloci e le cose che siano fatte bene, perché se no mi arrabbio, ok? Ma allora, dai, muovetevi perché... Allora, questo tavolo deve essere il, come si dice, quello predominante. Lasciate stare gli altri tavoli. Devono essere serviti il minor tempo possibile, perché sono clienti importanti, ok? Quindi non dovete sbagliare, dovete essere veloci con la preparazione. Questo è il menù di oggi. E allora, cosa vi ho detto? Dobbiamo essere veloci, ok? Scattare veloci, velocità, ok? Io intanto vado un attimo in sala che prendo le telefonate e poi arrivo, ok? Mamma mia, speriamo che vada tutto bene, va? Casino, se questi qua sbagliano, casino. Allora, aspetta. Sì, pronto, ristorante Refuse. Mi dica, sì. Ok, per quanti voleva prenotare? Ok, a nome? Per sabato, pomeriggio, mezzogiorno sera. Mezzogiorno. Arrivederci. È un casino qua. Allora, vediamo un attimo qua gli ordini, come siamo messi. Ah, no. Io non so cosa dire, vale. Speriamo che si sprechino. Ma adesso vado a vedere. Sì, vado a vedere un attimo perché si mettono tanto tempo. Anzi, ci mettono troppo tempo. Mamma mia, mi fa fare una figuraccia, guarda, mi fa fare una figuraccia. Io ne sono sicura che mi fanno fare una figuraccia. Ah sì, ne sono proprio sicura. Sì, ristorante rifiuti.
due settimane. Ok. Domenica? Sì. Domenica sera. Ok, per quante persone? Perfetto. Ok, adesso che ora? Ah, 8:30. Perfetto. Grazie. Ma sì, figure signora, certo. Sì, certo. Arrivederci, arrivederci. Ah, salve. Come è andato il pranzo? È stato bene. Bene, bene. Le faccio subito pagare, ok? Ok. Un attimo solo che arrivo. E sì, volete pagare con la carta o con i contanti? Ok, con la carta, perfetto. Appoggi pure lì. Perfetto. Ok, digita pure il P. Perfetto, perfetto, perfetto. Questo è il suo scontrino, signore. Ma si figuri. Ma certo, ma non si preoccupi. Ma l'importante è che siete stati bene, dai, ok? Bene, bene. Grazie, signore, grazie. Grazie mille. Sì. Ah, ok, volete prenotare? Ah, volevate prenotare? Ok, per sabato prossimo. Ma mi sa che sono piena. Fammi guardare. Ah, ma siete solo in due. Ma a mezzogiorno sera? Alla sera? Perché sono un po' piena, perché mi ha appena chiamato degli altri e c'è un tavolo da 10. Però vediamo cosa possiamo fare, eh? Oh sì, vediamo cosa possiamo fare un attimo. Ah sì, un attimo solo che rispondo, un attimo. Ristorante di Fiusi? Sì. Oh, ok, sì, va bene. Per venerdì. In quanti siete? 5. Perfetto. Adesso che ora? Per mezzogiorno sera. Sera. Ora 7:30. Mi dà un nome per cortesia. Perfetto. Grazie, arrivederci, arrivederci. Allora, sì. Allora, ti posso trovare un posto però. Per un quarto alle 9, perché prima c'ho questi tavoli, mi si sono ammassati. Per un quarto alle 9 di sera può andare bene. Allora vi scrivo un quarto alle 9. Perfetto. Perfetto. Ok, grazie signori, grazie. Arrivederci, buona giornata. Ok, aspetta che vado a vedere là, perché madonna, non ho ancora portato le pietanze. Ma come, cosa stiamo facendo là? Adesso vado io a vedere cosa stanno dicendo, ragazzi. Allora, allora, cosa ho detto prima? Il signore sta aspettando. Ma io non so, ma cosa c'è che non va? La frittura, ho capito. Eh beh, ci sono tutte quante. Ma come non trovi il pesce? Ma è là, guarda, sta dello scantinato là, nella seconda cosa. Ah sì, ah sì. Ma ascolta, mi devo dire tutto io. Ma allora, tu che sei un responsabile della cucina, dovresti sapere dove stanno le cose. Dai, allora come siamo messi coi primi? Veloci, dai. Dai che adesso li porto. Eccoli qua. Ma scusate ragazzi, cioè, ma stiamo qua a bagagliare. Ho tutti i clienti che stanno aspettando e si stanno lamentando. Dobbiamo essere veloci e professionali, ancora ve lo devo dire. Coraggio, dai, avanti. Io vi ho detto, dobbiamo essere coraggiosi e professionali. Va bene? Dai, eccoli qua, finalmente. Adesso glieli becco, ci passi.
subito con i primi piatti. Ed ecco qua il gnocchi del tartufo, tortelloni, mi scusi, e le pennette al salmone con il crumble. Prego, vi auguro un buon appetito e spero vi piaccia la nostra cucina. Certo, qualsiasi cosa avete bisogno, chiedetemi pure. Io sarò disponibile per aiutare, ok? Perfetto. Se avete bisogno, io sono qua. Mi potete chiamare pure potete chiamare i miei colleghi, che sono super gentili e disponibili. Ok. Tutto bene, signori? Bene. Mi fa piacere? Come è andata fino adesso? Ok, perfetto. Di vino ne avete ancora? Ok. Bene, dai. Allora, ci vediamo dopo per i secondi. Ragazzi, eccomi qua. Bravissimi. Allora, con i primi siete stati straordinari, ok? Andate avanti così, che siamo a posto, ok? Che siete perfetti. Quindi non mi deludete. Allora, avete già pronti i secondi? Allora datemeli pure, che glieli porto subito. Va bene. Mamma, spero che ci sia tutto, ecco. Perché se non mi cavolo, siete stati bravi per adesso, però. Ok. Vado, mi fido. Ecco, signori, il secondo, la frittura mista e il e le scarpine. Ma come? Come c'è l'anguilla? Oh, mi scusi, signore, mi scusi tanto. Ma anche la polenta. Mi dispiace, signore Valli. Deve essere stato un errore, perché abbiamo così tanta gente che è facile sbagliarsi. Valli, rimediamo subito. Allora, l'anguilla gliela tolgo, gli faccio mettere la polenta. Mi scusi tanto. Anche lei? Come manca la pancetta? Oh mio Dio, mi scusi. Mi scusi tanto, signore. Guardi, io non volevo. Cioè, mi perdoni. Guardi, adesso vado di là e sistemo subito tutto. Arrivo in un male. No, mi scusi. Arrivo subito. Ma vi rendete conto di cosa avete fatto? Siete andati bene con i primi e con i secondi. Guardate qua la frittura mista, che c'è l'anguilla, gli mancano la polenta, e qua su questo invece gli manca la pancetta croccante. Dai, sbrigatevi, siete dei lavatini. Ecco, mi avete fatto fare una figuraccia. Possibile che con voi non si può lavorare dignitosamente? Avrete 100 euro in meno questo mese di paga per punizione, così imparate ad essere più responsabili con le persone. Perché allora vi ho detto che erano due clienti importanti, e allora cosa avete fatto voi? Avete fatto queste cose qua? Che cacchio avete fatto? Avete fatto un disastro, avete fatto, io non so voi, un disastro avete fatto. Ma non vi vergognate? Dovete vergognarvi, un disastro. Dammi qua, dai, che glielo porto. Togli quell'anguilla, la devi togliere. Il cliente ha detto che non la vuole l'anguilla, e mangiatela tu. Ha detto che non la vuole l'anguilla dentro il piatto. Come ve lo devo dire? Togli questa anguilla, toglila. Ecco qua. Va bene, dammi questa pancetta. Adesso gliene porto. Ragazzi, però non va bene così, ve lo dico, non va bene. Eccomi qua, scusatemi signori per questo errore. No, mi dispiace perché noi siamo sempre stati professionali
mi dispiace che succedano queste cose. Comunque, ecco qua, senza l'anguilla, con la polenta e le scaloppine con la pancetta. No, mi scusi, mi perdone. Volete altro vino? Ok. No, siete a posto, perfetto. Per dopo volevate anche qualche dolce, qualcosa? No, ok, quindi allora vi lascio mangiare e poi vi porto il caffè, ok? Va bene, no, mi dispiace, signore. Mi dispiace veramente tanto. Non so cosa dirgli. I miei dentro magari sono già un po' sotto stress e quindi può capitare che magari su un piatto mettano una cosa, sull'altra, però capita raramente, si vede che sono un po' sotto stress, però è importante adesso avere risolto e dai, ci vediamo dopo per il caffè allora. Ok, allora il caffè, perfetto. Allora, bene signori, com'era? I piatti, perfetto. Bene, sono contenta che vi siano piaciuti. Adesso bisogna fare l'inconveniente di prima. Allora, mi avete detto che gradite un caffè, perfetto. Caffè normale, tutti e due. Ah no, macchiato e normale. Arrivo subito. Ecco qua, signori. Allora, il caffè normale e il macchiato alla signora. Ecco qua. Perfetto. Bene. Allora, spero che questo pranzo vi sia piaciuto, che siete stati contenti. Vediamo. Bene. Ristorante Rifiusi? Sì. Ah, volete prenotare? Sì. Tra 3 settimane, certo. Mi dica. Ok, domenica pomeriggio. Ok, in quante siete? In 10. Molto, molto, molto bene. Mezzogiorno 30, perfetto. Subito. Grazie, 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 arrivederci, arrivederci. Com'è andata? Siete stati contenti? Bene, dai. Importante è quello. Ah no, io volevo scusarmi per il disguido. Sì, io volevo scusarmi per il disguido, creato, e quindi volevo offrirvi un digestivo e magari vi faccio uno sconto anche sul secondo, perché mi dispiace, e allora ho deciso di farvi uno sconto del 10% sul prezzo del secondo piatto, visto che hanno sbagliato tutti e due i piatti. Mi sembra giusto fare uno sconto. Allora, come digestivo, cosa preferite? Anima nera, limoncino, liquirizia, Montenegro. Montenegro, sì. E un'anima nera. Perfetto. Allora, ve le do subito. Ecco qua, questo è l'anima nera. Ecco qua. Sì, anche i liquori noi facciamo.
facciamo tutti in casa perché preferiamo mantenere una cosa un po' originale, ecco, rispetto agli altri. Questo qua è un ristorante un po' raffinato, diciamo. Mi dispiace tanto per quell'errore perché veramente sono veramente mortificata per quell'errore. Purtroppo mancava il nostro capocuoco e quindi quando manca quello gli altri ragazzi sono giovani e quindi è facile che si sbaglino anche con tutti i tavoli che abbiamo, siamo sempre pieni, quindi è facile un attimo sbagliarci, però io mi auguro che... Ah, volete prenotare? Ah, fantastico! Allora, quando vi metto? È sabato sera, sarei piena, ma però per voi, visto che un posticino a due ve lo tiriamo fuori lo stesso, visto, no, per farci perdonare anche se siamo pieni, però perché ora preferite? Mi ripete il nome, mi scusi. Allora, l'ora la decidete voi. 7:30, perfetto. Ok, vi ho scritto, perfetto. Ok, allora, paga con la carta, col bancomat o con contanti? Col bancomat, perfetto. Appoggi pure, perfetto. Digita pure il PIN. Magnifico. Ok. Io la ringrazio e mi scuso ancora per l'inconveniente e le auguro una buona giornata e ci vediamo sabato sera. Ok? Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Ma si figuri, ma niente, noi siamo qua, guardi. Il numero di telefono ce l'ha? Ok, bene.